Bartolomeo Allegrini, beh, tu sei ormai uno dei grandi, anzi di quelli che è riuscito a fare grande la nostra medicina dal punto di vista anche di medicina integrata, e tu sai quante persone ti stimano anche per quello che tu gli hai donato in tutti questi anni. Però quello che mi sento di chiederti è: ma cosa veramente possiamo fare per colmare quel gap, quella mancanza di conoscenza tra la prevenzione e le malattie, ma soprattutto per ritornare alla clinica, che è la tua grande, non solo la tua grande passione, ma come possono i medici diventare, cioè, quello che io vedo fare da te con i tuoi pazienti, qualcosa di straordinario? Cosa dovrebbero fare i medici? Beh, è una domanda con tante risposte, perché io dico sempre che il medico ha una grande possibilità, che è quella di trasferire anche attraverso il suo essere, il suo esempio, il suo amore verso il paziente, una grande terapia. Ecco, il medico dovrebbe appropriarsi innanzitutto dell'amore per la sua missione e non farlo per una condizione prestabilita. Dopodiché bisogna ritornare a studiare, perché chi lo richiede? Lo richiede l'aumentata, purtroppo anche epigenetica, condizionata chiaramente molto dall'epigenetica, richiesta di aiuto, che sta prendendo, l'abbiamo visto anche in questi due giorni di congresso, ormai tutte le fasce della popolazione, dall'età pediatrica all'età adolescenziale, all'età giovanile, all'età adulta, alla terza e alla quarta età. Ormai abbiamo un pieno di malattie e quindi dobbiamo fare squadra, bisogna fare squadra, bisogna sicuramente, come quando si andava, sai, al militare, reperire nuovi soldati, cercare di essere di più, aumentare la consapevolezza attraverso la conoscenza e attraverso anche quello che stiamo facendo con le scuole di formazione. E quindi noi siamo sicuramente sulla strada giusta, siamo forse qui per il momento per seminare, perché poi ci vorrà anche l'aiuto di tutti per poter consolidare tutti i risultati che si ottengono quando si va a lavorare in un terreno preventivo, dove comunque nella visione integrata della salute e anche della malattia si perdono tutti quei riferimenti che sono la base di tutti gli studi scientifici, che sono in qualche maniera collegati alla famosa scienza dell'evidenza medica, che chiaramente noi non potremo dimostrare, perché se lavori in un terreno, in un limbo, come ho detto io ieri nella relazione sulle post-virosi, non è che hai un risultato diretto, e quello che invece migliora è la qualità di ogni essere umano. Quindi il nostro compito è anche un compito evoluzionistico. Oggi ho parlato di spiritualità quando abbiamo parlato del grande ruolo che ha avuto il professor Stagnaro, a cui è stata dedicata questa giornata di oggi, la seconda giornata del convegno. Proprio il ruolo spirituale di una persona che attraverso il suo esempio è riuscita ad elevare la coscienza di molti e a trasformare un'arte medica in una sorta di, diciamo, nota operativa che attraverso un semplice strumento che tutti i medici usano, cioè un fonendoscopio, ha iniziato a interagire con la salute preventiva di molti esseri umani. Questa è una grande cosa che tu dici. E ancora di più penso oggi, grazie a quello che tu hai accennato, alla scuola di alta formazione abbiamo questa possibilità, no, di offrire questo percorso, perché poi è un percorso. È un percorso, penso, che nella vita, quello dell'istruzione, della conoscenza, non finisce mai, non ci smetteremo mai di stupire, no, di quello che accade nell'essere umano, nella mente dell'essere umano, nella cellula di un essere umano, e anche sia da un punto di vista sia emozionale, oh, che fisico, che spirituale, come giustamente dicevi tu.
E quindi questo ci fa capire quanto siano importanti poi degli strumenti che abbiamo a disposizione, che naturalmente non vogliono sostituire nessun altro strumento di diagnosi, perché la diagnosi la fa sempre il medico con i suoi strumenti che ha, analisi del sangue, radiografie, ecografie, biopsie, quello che uno ha a disposizione, che giustamente la scienza ha messo a disposizione, per fortuna, anche come salvavita, no? Nei confronti di chi poi deve essere operato per un problema cardiaco o altre problematiche. Però questo non ci deve distogliere da quella che è la vera prevenzione. E quindi una volta che io so che certe cose possono danneggiarmi o certe cose possono aiutarmi e probabilmente abbiamo lo strumento per farlo, io penso che questo sia un passo avanti. Qual è la tua esperienza, ecco, con questa, nell'approccio clinico che tu hai? Allora, diciamo che di questa il tecnologia. Dispositivo S-Drive permette di valorizzare quelli che sono e saranno i capisaldi della medicina del futuro, cioè di una medicina nuova che permetterà di consolidare sempre di più quei viaggi di speranza e di aiuto e di richieste d'aiuto di tante persone che oggi stanno affrontando nuove patologie, le patologie del nuovo millennio e anche di quello che poi stiamo subendo dopo il grande disastro che ha combinato il Covid. E S-Drive racchiude in sé tutte le caratteristiche di una medicina umanistica, perché racchiude in sé soprattutto il senso, no, di richiesta di conoscenza, perché ti obbliga a studiare la persona, a prendersi cura. Quindi ha in sé non solo questa, diciamo, richiesta di continuare a studiare, come hai detto tu, ma anche di condividere altri percorsi che fanno parte della capacità cognitiva e strumentale di ogni operatore salutistico, che sono la complicità, la collaborazione, la condivisione di più componenti tra di loro, perché un essere biologico è un essere complesso e oggi la malattia ha diverse risorse che sono dentro di noi, ne abbiamo parlato in questo congresso attraverso splendidi relatori, ma anche diversi sistemi sui quali interviene con grande, diciamo, danno, mettendo in crisi e facendo emergere la problematica spesso non nel sistema che viene colpito ma da altre parti, per cui S-Drive permette attraverso questa grande capacità di creare con gli algoritmi biofisici che va a valorizzare quelli che sono dei campi di intervento, permette anche di intervenire con una modalità intelligente, quindi abbiamo veramente in mano un grosso strumento che dobbiamo ancora di più divulgare, perché rappresenterà uno strumento che legherà le medicine tra di loro. Secondo te perché c'è questo anche scetticismo nei confronti di strumenti che non vogliono sostituire nulla, ma che invece potrebbero dare una grossa mano al medico, al nutrizionista, all'operatore sanitario? Cos'è questa è una mancanza di conoscenza, di cultura? Cos'è che frena le persone a essere curiose, no? Dire, fammi capire, fammi provare. Perché c'è questo scetticismo nel mondo medico? Allora, ci possono essere varie motivazioni, ma la principale è proprio la differente focalizzazione, cioè il focus dell'operatore sanitario classico è un focus che porta a curare la malattia. Invece S-Drive, questa tecnologia, ti porta ad avere una serie di informazioni che invece vanno a curare il paziente con quella malattia, vanno ad aiutare quel paziente o quella persona a non sviluppare la malattia. Quindi è proprio un cambiamento di paradigma, è un focus differente, è un focus che non viene valorizzato, perché purtroppo le medicine tradizionali vengono supportate dai famosi protocolli, ma ogni essere umano, e lo abbiamo visto anche durante questo convegno,
è dotato di diversità di espressione biologica che dipende da tantissimi fattori, per cui ognuno di noi è diverso dall'altro. Ci sono sicuramente degli elementi comuni, ma noi abbiamo, anche grazie a quello che stiamo imparando dalla lettura di questo strumento, abbiamo compreso che noi siamo semplicemente in un campo evoluzionistico e l'essere umano che viene preso in quel momento deve essere studiato per quello che è in quel momento, nel suo dinamismo evolutivo, ed S-Drive quindi ci comporta una nuova visione, ci costringe ad avere una nuova visione di salute che chiaramente non è quella che adorna purtroppo gli studi medici dei medici tradizionali. Quindi c'è la necessità di implementare quella curiosità verso la ricerca che ti porta a studiare in continuazione, che attraverso S-Drive diventerà sicuramente più semplice, perché S-Drive ha questa grande capacità di rendere i professionisti una comunità, cioè l'utilizzo comune dell'S-Drive rappresenta una sorta di linguaggio comune che si potrà adottare, speriamo in un futuro sempre più vicino, per poter garantire un miglioramento della qualità di salute delle persone che chiederanno di potersi sottoporre a questo fantastico test. Grazie di cuore per questa tua grande passione, entusiasmo, professionalità e per la tua sapienza, Bartolo. Grazie di avermi donato questa intervista. Grazie Giorgio, grazie.